La serie sarebbe finita nell'episodio precedente, ma c'è la Supercoppa, e visto che qualcuno di voi me l'ha chiesto, sono qui per portarvi la Supercoppa e soprattutto dopo fare un bel balzo di 5 anni e vedere quali dei nostri giocatori, quelli più rappresentativi, quelli che abbiamo cresciuto, che fine hanno fatto. Per cui andiamo a questa Supercoppa e vediamo che succede. In Supercoppa ce l'abbiamo con l'Inter, mi fa molto piacere di giocare la finale, aspetta, aspetta, no, ci occupiamo di queste cose, di giocarla con l'Inter. Vediamo innanzitutto come siamo messi. Ci abbiamo tutti quanti, stanno tutti quanti in forma, tenete presente che mamma mia, cioè 93, 89 Chiarodio, Pavlo Chiarodio, come è stato in gara del Kimmich, 86 Voss. Vediamo un po', completamente esaurito. esaurito, non pareva Simone, esaurito, speriamo che comunque la partita delle due squadre ottimo. abbia oggi un Attenzione, bilancio Miranda. divertente e ricco di spettacolo, all'altezza di un Avanti, campionato avanti, che che era finora buona, come ci ha palla. regalato finali Vai Lucman, vai inimmaginabili. Lucman. Ottima Arriva palla. il pallone filtrante. Pallo non fischiato, alla pari del possibile vantaggio. Il riflesso di Vivian ce l'hanno Dorina ammonito, quindi potrebbe essere attenzione. condizionante. Eh sì, Dorina avanti dovrà fare molta attenzione Vai il perché il Canus. contatto ogni intervento e il gioco dove il Non colpevole penso sia fuori gioco, eh. 1-0 ha battuto il portiere, No. chiara che sia il vantaggio, attacca l'Inter. Non ho capito perché non. Vabbè. Con la blocca Alisson, attenzione Mamma mia, che Signorina. salvataggio, Entrata sul pallone, concede il calcio d'angolo in mare eh. Ma minore. Pablo si è un po'. Ecco il Vabbè. giallo per l'intervento precedente. Questo mi sa con le solite partite dove Normalmente l'arbitro è praticamente. il provvedimento. Ok. Bello, il bel tiro che ha fatto, eh. Mamma mia. Io non lo so, ragazzi, è una situazione assurda. L'hai presa? No, Possesso non è palla alla vero. norma del vantaggio, ancora Inter. Meno Alisson male che di Alisson con Martino. tutta la vecchiaia sta. Cross al centro. Deviazione di testa che Meno male che interrompe il cross l'avanzata non era dell'Inter. granché, Difficile perché. intercettare. Però per quei contrasti così non mi piacciono. L'hai presa. Ma come fa ad andare via Inter con questa? Porca. vantaggio, attacca l'Inter. Palla messa Vabbè. in area. E c'è un gol pazzesco. Tanto, cioè, abbiamo retto finché abbiamo potuto, ma poi basta, cioè, ad un certo punto dovevano segnare, si era capito. Ha fatto pure un gol Rete di Quartararo bellissimo, tra per parentesi, l'Inter, cioè, tappa l'autore del cross. non gli puoi dire niente, però. Come possiamo apprezzare anche da questa immagine, Una l'Inter specie di ha tacco a ripreso il volo, controllo vabbè, è della ripartito, situazione ma. Oh, è attraverso la buona! Va traiettoria del passaggio. subito. Vediamo cosa fa ora. Vabbè, però. Allora, Lucca mi ha rotto le palle, vi dico. Possesso No, dai, ma palla non è all'interno vero, non è dell'area del fallo, non mi portiere. rompere le palle. Marcus Thuram. Anche tra. Cerca il Oh, è fuori pallone. gioco. Intervento del Ah, portiere. eh. Thuram. Occhio, Intercetta il eh. pallone in una No. zona complicata. Possono passare in Mamma mia, quanto vantaggio. abbiamo rischiato. Alla subito. Siamo entrati nel Secondo me ce contenzioso la puoi fare. dell'Inter. Se stoppi bene ce la puoi fare. Vabbè. Vabbè. Io non ho capito perché ha dato a quello, vabbè, lasciamo stare, pensavo adesso in Passo profondità. A dell'Inter. volte veramente non capisco, sembra come se Schermenegger. l'avesse fatto apposta a non segnare. Palla Dammi, sulla dammi sinistra quello. del Dai, portiere, vabbè. vuole la vittoria la squadra nerazzurra. Va su il pallone. Possesso per Buona, è Ginter. buona, buona. Prova il blitz in avanti. Vai! Mette in mezzo. Dai, Possono conti! ripartire. Stai fuori gioco. Palla che filtra, Vai! Che attenzione. Chiamato in causa bene il cos'è? O portiere. Manca poco. Siamo in pari se non ci tecnico fai con tirare mi l'Inter. incazzo, eh. Vabbè. Dai conti! Ottima, Cerca che buona, non mi dire che sei fuori gioco. la controlla bene Ma nel boh, ma campo. si proprio. Ma Inizia tira a il volo contropiede. lì! Perché non Sono tiri a volo? rientrati Si è in stoppata una pochissime palla, ho fatto condizioni pure il. Conti moderate. Possono prendere il contropiede la difesa. non andare là. Aspetta, gliela volevo dare, poi. Che cazzo ha fatto? L'ha presa, l'ha presa, l'ha presa, l'ha presa. Pareggio che regge Madonna santa, e il per. portiere che si è Perché superato. siamo già. Ci Mentre siamo mangiati un sacco di gli gol, individui raga. qui in tribuna vicino a noi erano già pronti a esultare. Un sacco di Palla nel gol. segno. Eccolo qua. Avanza la caccia del gol che potrebbe chiudere i giochi. È fallo, calcio di rigore, hanno l'occasione per portarsi avanti in questo finale di gara.
finale di gara convulso, rigore, espulsione che potrebbero dare la svolta al match. Se prendono gol è finita. Era gol, cioè, di un uomo nei minuti che restano da giocare. Vabbè, ma come cazzo entri, porca puttana. L'espulsione. Ci buttiamo a destra, di solito a destra ci ha sempre portato bene. Vediamo se anche questa volta portiamo bene. Passare a condurre con questo rigore. Un penalty perfetto. Purtroppo la Supercoppa la perdiamo. Mi dispiace, vi dico la verità, perché eravamo partiti veramente forte. Però poi alla fine l'abbiamo persa. Vabbè, pazienza. Cavolo ragazzi, ho simulato un anno e ci hanno esonerato, addirittura. Contratto terminato, porca miseria. Cazzo, ci hanno esonerato un'altra volta. Madonna santa, ragazzi. Ci hanno esonerato un'altra volta. Ci abbiamo Millwall, Barton Napoli. Prendiamo il Millwall e vediamo un pochettino. Praticamente ci esonerano dopo ogni anno. Solamente ho fatto passare qualche anno e non di più per il semplice fatto che ci hanno esonerato una marea di volte. Il Doncaster si mantiene sempre abbastanza bene, diciamo che comunque rimane sempre in Premier League anche a distanza di diversi anni comunque. Anche la fortuna di trovarlo ancora al Doncaster. Praticamente i portieri sono cambiati tutti quanti. Lukman e addirittura Zigovic, ragazzi, c'è ancora. Porca miseria, Zigovic c'è ancora. C'è ancora Gianmarco Conti. Pure lui c'è ancora. Ribeiro mi pare è tornato. Manuel Silva, va bene. Chiesa pure c'è. Sono rimasti in parecchie. C'è ancora Greenwood. C'è Spriglia che l'abbiamo dato praticamente in prestito. Vastesi è ritornato, mamma mia, Mainu ancora è rimasto. Chiaroddio pure è rimasto e anche Maximov. Porca miseria, Chiaroddio pensavo che fosse uno di quelli che sarebbe partito quasi praticamente sicuramente, invece niente. È diventato un 91, 91 Chiaroddio, mamma mia ragazzi. Veramente forte. Mentre invece Maximov aspettate, che era Dio 91, perché Maximov non ce lo dice? Ma forse è un altro, perché non ci dice altre cose. Vabbè, ma no, neanche ci dice niente su Manu. Greenwood 87 che è rimasto. Chiesa 80, la Chiesa è fatto vecchio, ad un certo punto poi è praticamente è morto. Gianmarco Conti 95, madonna raga, Gianmarco Conti è diventato 95, e cazzo giochi ancora nel Doncaster, mamma mia quanto spreco. Pare che è più forte di 97 Zigovic, porca miseria. Zigovic 97. Lukman, vabbè, Lukman era in fase discesa, ma Jacob poco ha fatto a giocare, no ma che deve giocare il cadavere di Jacob. E quindi i giocatori che sono rimasti quali sono? Il Canosa che è diventato un 28enne, è andato al Napoli 87, ma veramente gli è convenuto? Non lo so. Mentre invece Lennon Miller, porca miseria, 26, 87 nel Real Betis, ma come traditore, hai perso con la Coppa e poi sei ritornato da noi, mannaggia maledetto. Silvano Voss, questo pure se ne voleva andare, Atletico Madrid. Federico Madrid se l'è comprato. Luca Warrior Coleos Inter. Secondo me alla finale l'hanno adocchiato e se lo sono presi. Quel bastardo di Terracciano che ci ha rotto le palle per un sacco di tempo. È arrivato a 29 anni per giocare nel Liga. Oh, cioè questo ci ha rotto le palle in una maniera esagerata che se ne voleva andare. Il mio pupillo, su questo voglio vedere quanto sia cresciuto. E allora è Vadim Pavlov. Eccolo qua, 88, 23 anni nel Barcellona. Vabbè, era prevedibile, sinceramente, vi dico la verità, era veramente prevedibile. Mentre invece Kirill Maximov nel Tottenham è andato 84, è diventato, mentre invece l'altro è rimasto praticamente con noi. Bamba che ha giocato poco con noi, però era forte. Real Madrid, vabbè, ma si era capito che era forte. Non ci dice però il valore, che peccato. Il nostro Elliot Talbo, attaccante, ve lo ricordate? Nel Pisa è andato al Pisa, è andato. Vabbè, scassino.
E poi c'era un altro difensore, penso fosse lui, 22 anni, Miroslav Kozlov, che doveva giocare nel... No, questa proprio non la conosco. Vabbè ragazzi, spero di avervi fatto cosa gradita. Sinceramente sono rimasto molto contento per ciò che riguarda alcuni giocatori che sono rimasti comunque al Doncaster. La maggiore soddisfazione secondo me l'abbiamo avuto con Chiaro Dio e ma soprattutto con Gianmarco Tozzi, che è arrivato al 95, cioè Tozzi, Conti, Gianmarco Tozzi, Conti, lasciamo perdere, comunque sto delirando, grande giocatore, 95 al bacio, fortissimo secondo me, il migliore secondo me, senza nulla togliere a Pavlov, però Pavlov ci ha tradito e è andato al Barcellona.